Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi di un argomento un po' particolare, ossia la superstizione, o meglio, tutte quelle cose che secondo le credenze popolari portano sfortuna, ma soprattutto perché queste cose portano sfortuna. Quindi volevo fare insieme a voi una carrellata, diciamo, degli oggetti o delle situazioni che più di tutte sono considerate di cattivo auspicio e vediamo insieme perché sono considerate in questo modo. In linea generale vi posso dire che la superstizione è una credenza irrazionale, secondo la quale una cosa, una situazione, un oggetto, un gesto particolare porterebbe sfortuna. Quindi se siete una di quelle persone a dire ah, quella cosa mi porta sfortuna, quindi sto alla larga, è probabile che in voi ci sia un pochino di superstizione. Ma vediamo quali sono le cose che portano sfortuna e perché. Partiamo dal carro funebre vuoto. Se passa un carro funebre vuoto, porta sfortuna, ma perché? Tutto questo ha origine nel periodo compreso fra il 300 e il 500, che è stato un periodo di grandi epidemie. Quindi in quel periodo per le strade delle varie città, dei vari paesi, girava un carro vuoto che raccoglieva praticamente i cadaveri. L'epidemia forse più famosa è stata la peste, ma ce ne sono state anche tante altre. Quindi quando si vedeva arrivare questo carro vuoto che girava per le città, significava che la malattia e la morte erano vicine. Quindi è questo il motivo per cui al carro funebre vuoto è stato, diciamo, associato questo cattivo auspicio. Un'altra cosa considerata di cattivo auspicio è il gatto nero. Qui bisogna andare ancora indietro nel Medioevo, quando il gatto era considerato l'incarnazione del diavolo. Quindi tutte le donne che possedevano un gatto erano considerate delle streghe e le amanti del diavolo. Su questo io l'anno scorso ho fatto un video specifico, quindi non mi ci soffermo troppo, però brevemente vi posso dire che era talmente alta questa convinzione che il gatto fosse legato al demonio che Papa Gregorio IX aveva ordinato lo sterminio di tutti i gatti e di tutte le donne e uomini che possedevano un gatto. Però per questo, siccome ne ho parlato un po' più nello specifico, vi lascio il video nelle schede. Se vi interessa l'argomento, vi invito ad andare a vedere quello. Un altro famoso porta sfiga è rompere lo specchio. Questo risale anche qui nel Medioevo, quando si pensava che lo specchio fosse in grado di rubare l'anima, quindi rompendosi lo specchio si pensava che in qualche modo l'anima potesse venirne attratta e intrappolata all'interno dello specchio. Anche sullo specchio ho fatto un video, in realtà lì parlavo dello specchio nero, però se vi interessa sentire qualcosa di più sullo specchio vi lascio il video nelle schede. Comunque, sullo specchio in realtà ci sono anche delle cose che invece sono di buon auspicio. Esiste un particolare tipo di specchio che è considerato un portafortuna. Sto parlando di uno specchio che si chiama Occhio della Strega. È uno specchio convesso, quindi ha una superficie curva, deforma un pochino l'immagine, però riesce molto ad allargare la visuale. Quindi sulla superficie dello specchio si vede molto di più di quanto si può vedere invece con uno specchio tradizionale dalla superficie piatta. Questo specchio era usato tantissimo nel XIV secolo perché lo usavano i banchieri, proprio perché allargando così tanto la visuale permetteva loro di vedere meglio il loro ufficio, la loro banca, e quindi eventualmente, diciamo, beccare qualche persona che magari si poteva intrufolare per rubare qualche cosa. Quindi era un po', come una videocamera di sorveglianza di quei tempi, in un certo senso. Poi nel 1500 è diventato un oggetto d'arredamento molto prestigioso, infatti lo possedevano soltanto i borghesi. Lo avevano fatto in modo molto particolare perché aveva una cornice molto elaborata e veniva posto nelle varie stanze, un po' per controllare anche la servitù, ma un po' perché era considerato di buon auspicio, proprio perché con questa superficie convessa riusciva praticamente a dare una visuale ampia e quindi faceva sentire la famiglia protetta e al sicuro, e per questo, diciamo, gli è stata data questa nomina di specchio portafortuna, denominato poi l'occhio della strega. Questo
Questi specchi sono ancora visibili oggi in un laboratorio di Venezia, che è l'unico laboratorio che produce questo tipo di specchi interamente a mano, quindi è una cosa abbastanza pregiata e prestigiosa. Se vi interessa dare un'occhiata a questo laboratorio, ve lo lascio giù nelle schede. Io ovviamente non ci guadagno niente perché questo laboratorio non è che mi paghi per fare questa cosa, è una mia iniziativa. Vi lascio il link del sito, così se siete curiosi potete dare un'occhiata a questo tipo di specchio. Un'altra cosa che porta veramente sfortuna è passare sotto la scala e anche questa volta dobbiamo andare nel Medioevo. Questo perché durante le guerre veniva appoggiata la scala alle mura della città e il motivo per cui porta sfortuna è di natura sia simbolica sia tecnica. Quella simbolica diciamo che riguarda il fatto che quando la scala è appoggiata al muro forma un triangolo che simbolicamente è il simbolo della Trinità e quindi inviolabile. La ragione un po' più tecnica è che quando si vedeva una scala appoggiata al muro si capiva che c'era una guerra in atto, comunque un tentativo di assedio, e quindi veniva versata sulla persona lì nelle vicinanze, della pece bollente oppure dell'olio bollente proprio sulla persona. E questa è la ragione per cui, passare sotto la scala porta sfortuna. Un'altra cosa che porterebbe sfortuna, ma che forse è meno conosciuta, è il fatto di mangiare carne di cavallo. Questa volta dobbiamo andare nel 700 all'incirca, quando Papa Gregorio III aveva associato al cavallo il demonio, quindi vietò di mangiare carne di cavallo, sostenendo che chiunque avesse osato mangiare carne di cavallo avrebbe dimostrato il suo legame con il diavolo. Inoltre si pensava che mangiare questo tipo di carne avrebbe portato disgrazie e malattie. Infatti, a livello folcloristico, se voi ci pensate, a volte il cavallo nero è associato al diavolo e comunque in qualche modo è stato rappresentato tante volte vicino al cavallo nero, il demonio, quindi in qualche modo c'è questo legame. Io sinceramente questa della carne di cavallo non la sapevo e l'ho scoperta mentre preparavo questo video, quindi insomma una cosa un po' particolare che mai avrei immaginato. Poi ci sono dei giorni che sono considerati sfortunati, ad esempio il venerdì 13 e da noi in Italia il venerdì 17. Sul venerdì 13 ci sono tante ragioni diverse, nella storia ci sono stati tanti motivi che sono stati tirati fuori. Quello un po' più diffuso ha a che fare col fatto che venerdì è il giorno della settimana in cui è stato crocifisso Gesù e il 13 era il numero delle persone presenti a tavola durante l'ultima cena e la tredicesima persona era Giuda che poi ha tradito Gesù. Quindi questo è il motivo per cui porterebbe sfortuna e a questo si lega anche il fatto che essere in 13 a tavola porta sfortuna. In passato, sempre legato al venerdì, c'era anche un'altra cosa che si pensava fosse di cattivo auspicio, ossia mettersi a ridere di venerdì, proprio perché essendo il giorno della crocifissione era dedicato alla sofferenza e alla penitenza e quindi mettersi a ridere era considerato un cattivo presagio. Invece, riguardo al motivo per cui venerdì 17 porterebbe sfortuna, ci sono tantissime opinioni diverse, tantissime leggende diverse. Quella che mi ha colpito di più ha a che fare con i tempi di Noè, perché secondo alcune ricostruzioni storiche sembra che il diluvio universale sia cominciato proprio il giorno venerdì 17. E per questo si pensa che porti sfortuna. Un'altra cosa considerata di cattivo auspicio è regalare dei fazzoletti di stoffa. Infatti, quando si ricevono in regalo dei fazzoletti di stoffa, di solito bisogna dare alla persona una monetina, perché in questo modo, è come se non fossero stati regalati, ma, venduti, comprati. E questo perché i fazzoletti sono legati alle lacrime, quindi si pensa che possano portare lacrime e quindi regalarli è come augurare alla persona che li riceverà della sofferenza e delle lacrime. Quindi questo è il motivo per cui, non si regalano perché altrimenti porterebbe sfortuna. Un'altra cosa che non si fa perché porta male è appoggiare il cappello sul letto. Questo perché anticamente le persone povere, quando avevano qualche malato in casa, di solito non chiamavano il medico fino all'ultimo momento. Questo perché non avevano i soldi per pagarlo e quindi lo chiamavano solo ed esclusivamente quando la situazione era ormai molto grave e la persona era ormai vicina alla morte.
Quindi il medico di solito arrivava di corsa e appoggiava il cappello sul letto. Questo è stato legato alla morte perché appunto quando qualcuno arriva e appoggia il cappello sul letto è un po' come dire che la morte è nelle vicinanze. Un'altra cosa che non si fa è aprire l'ombrello in un posto chiuso. Questo perché nel Medioevo, quando il prete dava l'estrema unzione, apriva un ombrello nero e lo metteva sulla testa della persona che stava morendo. Quindi aprire l'ombrello al chiuso è un po' come dire che c'è un presagio di morte. E l'ultima cosa che porta sfortuna tra quelle più diffuse è rovesciare il sale. Questo perché anticamente il sale era un alimento molto molto pregiato, tanto è vero che i soldati venivano pagati con il sale e da qui ha origine il termine salario, proprio perché appunto quella era la loro moneta. Il sale era veramente pregiato, era l'unico mezzo, diciamo, di conservazione degli alimenti, quindi rovesciare il sale era un po' come andare a perdere qualcosa di pregiato e quindi questa è la ragione per cui rovesciarlo porterebbe sfortuna, è un po' come dire che è stata persa una cosa pregiata, una cosa di valore. Quindi, insomma, ci sono tanti motivi diversi, alcuni sono molto curiosi, altri sono più famosi, però fatemi sapere nei commenti se conoscevate tutte queste motivazioni, fatemi sapere magari se conoscete qualcos'altro che porta sfortuna che io magari non ho nominato in questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.